l'Europa deve dimostrare compattezza, deve dimostrare unità. L'Europa ha già dei rapporti importanti, rapporti economici con la Cina e rapporti diplomatici naturalmente. Attenzione, questo non deve mai penalizzare troppo le nostre produzioni, il nostro ingegno, le nostre intelligenze, le nostre aziende, cosa che invece in parte fa, perché l'Europa non ha gestito nella maniera migliore possibile i rapporti con la Cina, e oggi è ancora più importante evitare errori dal punto di vista diplomatico.